Qui in sala abbiamo una famiglia, abbiamo aperto ieri la giornata, che è quella di Pasqualino, Saverio e Serena. Non so se riuscite a inquadrarli dalla regia. E eccoli, sono Saverio e Serena e vede sul passeggino c'è Pasqualino. Sì. Abbiamo raccontato ieri la loro storia, visto che conosco insomma la sua sensibilità, e sottolineavamo il fatto come nella scuola loro vivono in Calabria, c'è tutto il tema della formazione anche di un bambino come Pasqualino e dell'assistenza sanitaria all'interno della scuola per situazioni come questa, no? Quindi è un tema che riguarda l'istruzione, riguarda l'inclusione, riguarda tantissimi punti. Io ci tenevo a sarebbe stato bello farvi incontrare di persona, però una parola da parte sua anche su situazioni del genere, se è possibile anche un impegno per cercare di fare il possibile, perché in Calabria, ma in molte regioni d'Italia, ci sono situazioni come le loro. Questa la conosco direttamente e sarebbe bello poter fare dei passi in avanti anche su questo. Sì, innanzitutto grazie e saluto a Pasqualino e alla sua famiglia. Noi riteniamo, io ritengo, l'ho sempre ritenuto in tutta la mia vita, io e lei ci conosciamo ormai da tanti anni, che la scuola deve essere scuola per tutti. Quando dico per tutti, dico proprio per tutti, ma lo deve essere anche in tutte le parti del paese, perché noi oggi invece vediamo che c'è una grande diseguaglianza all'interno del paese, con alcune regioni che riescono a fornire servizi di qualità, di grande qualità per tutti, e alcuni territori che invece faticano a fare questo. Quando io dico che la scuola per cui io sto lavorando, per cui migliaia di persone stanno lavorando, è una scuola affettuosa nazionale, vuol dire che questa scuola degli affetti deve essere in grado di raggiungere tutti i luoghi, tutte le scuole, tutti i comuni del nostro paese. Su questo noi stiamo lavorando, su questo per citare il PRR ci sono non soltanto risorse ma attenzione, perché il tema delle disparità, delle disuguaglianze territoriali venga superato. Ma però c'è anche questo tema di partire dai bisogni delle persone. Io sono convinto, l'ho detto, che proprio nell'affetto totale che bisogna avere per ognuno dei nostri figli, noi partiamo da coloro che hanno, gli richiedono più attenzione. Quindi non soltanto un impegno di mio nei confronti di Pasqualino e della sua famiglia, ma anche nei confronti di tutti coloro che si sentono parte e vogliono essere parte di questo paese. Però intervenendo come dicevo prima, perché le faccio un esempio. Noi stiamo facendo già, abbiamo messo molte risorse da quando siamo arrivati, cioè 5 mesi fa, ad esempio sugli asili nido. Perché parto degli asili nido? Perché si parte di lì, si parte da quando i nostri bambini arrivano. E, però c'è molta differenza, perché ad esempio se nella regione in cui oggi noi siamo, in cui lei è, che è l'Emilia Romagna, un bambino appena nato ha la possibilità, 1 su 2, il 46%, di avere un'offerta di asilo nido, nel sud, dico proprio nella regione di Pasqualino, scendiamo a 5 e questo non è possibile. Quindi non soltanto un impegno mio, ma un impegno di tutto il paese. Tutto il paese deve trovare la sua scuola al centro e al centro della nostra scuola i nostri bambini che necessitano di più attenzione. Per quanto riguarda Pasqualino, beh, possiamo vederci. Io verrò in Calabria all'inizio di settembre, speriamo di incontrarci. Poi vorrei incontrare la famiglia di Pasqualino. Allora organizzeremo questo incontro, grazie davvero. Grazie a tutti voi. Grazie Ministro, buon lavoro.